E fai male. Molto male. Ma stai a scherzare? Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale per questo nuovo video unboxing dedicato. Oggi parliamo, o meglio torniamo a parlare del cinema giallo italiano, cinema degli anni 70, con questa edizione della Arrow Video americana che ho recuperato tramite un ordine che feci l'anno scorso. Acquistai questo più Chi l'ha vista morire e un altro titolo di cui non vi voglio ancora parlare, poi ve lo farò vedere in un altro video unboxing. Insomma, sto parlando del film Nude per l'assassino. È una pellicola girata nel 1975 dal regista Andrea Bianchi. Andrea Bianchi che conosciamo anche per altri film come ad esempio Le notti del terrore. Pellicola questa che vede tra le protagoniste l'attrice Edwige Fenech, edizione che vi avviso subito è Region A, quindi non è riproducibile sui lettori europei, però contiene la traccia italiana, quindi questo è l'unico modo per poterlo visionare in alta definizione. Non so se sia uscito già anche in Germania o in Francia, però io ne ho approfittato anche per una promozione che c'era sul sito amazon.com, quindi ho preso questo e altri due titoli. Peraltro è un'edizione che contiene diversi contenuti speciali con audio italiano. Quindi adesso cambiamo angolazione e vediamo nel dettaglio questa edizione della Arrow Video. Ecco qua quindi con questa edizione Arrow Video americana del film Strip Nude for Your Killer, nude per l'assassino, girato da Bianchi nel 75. Nel cast, oltre ad Edwige Fenech, abbiamo anche Nino Castelnuovo. Per chi non avesse mai visto il film, vi leggo velocemente anche la sinossi del film. Evelyn muore a seguito di un aborto illegale. Non molto tempo dopo, anche il chirurgo che aveva praticato l'operazione viene trovato morto, ucciso da una misteriosa figura con casco nero. Classico giallo dell'epoca, degli anni 70, che fa parte del filone thriller giallo all'italiana. Il film è una delle tante collaborazioni che ci sono state tra il regista Bianchi e lo sceneggiatore Massimo Felisatti e l'editore della fotografia Franco Deli Colli. Peraltro anche da diversi siti, non solo italiani ma anche americani, viene considerato come un tipico slasher movie inserito nel filone del giallo all'italiana, che venne inaugurato da Mario Bava e da Dario Argento anni prima. Il film peraltro è stato anche citato come il ponte di collegamento perfetto verso gli slasher movie americani. E tornando invece allo sceneggiatore Massimo Felisatti, lui non volle essere riconosciuto come autore della trama di questo film e quindi diede completamente tutta la responsabilità di questa storia, di questo film, a regista Bianchi. Edizione questa della Arrow Video che è uscita in commercio nel marzo del 2019, come già detto è un'edizione Region A, quindi non si può riprodurre sui nostri lettori europei, quindi dovete eventualmente procurarvi un lettore multiregione o, come già anche mostrato in uno dei miei video, si può trovare anche un altro metodo. Eventualmente andate a recuperarvi il mio video dedicato ai lettori Region A. Edizione che però comprende la traccia italiana in LPCM mono e anche quella inglese. Il formato video è 2.35, suo formato originale. I lavori di scansione e restauro sono stati completati presso l'immagine ritrovata di Bologna. Il negativo originale della fotocamera Techniscope 35 mm è stato scansionato con una risoluzione 2K. Leggendo anche tra vari siti specializzati, è notevole la differenza video tra l'edizione Arrow Video, quindi in mio possesso, e la vecchia uscita della Blue Underground, sempre in America. C'è un maggior dettaglio in particolare, il restauro ha eliminato anche la maggior parte dei segni di usura, insomma ci sono stati notevoli miglioramenti. Tra i contenuti speciali cosa abbiamo? Abbiamo un commento audio con Adrian J. Smith e David Flint, poi abbiamo Sex and Dead with a Smile, che è un interessante video saggio di Kat Ellinger, incentrato sia sui gialli italiani ma anche sulla star Edwige Fenech. Questa purtroppo è con audio inglese, dura 23 minuti. Poi abbiamo A Good Man for the Murders, che dura quasi un quarto d'ora ed è un'intervista d'archivio con Nino Castelnuovo in lingua italiana con sottotitoli in inglese. Poi abbiamo The Blonde Salamander, che è un'intervista di 18 minuti, una nuova intervista con l'attrice Erna Schurer, anche questo con audio italiano. Poi abbiamo The Art of Helping, che è una lunga intervista con l'assistente alla regia Daniele San Giorgi, con audio italiano, dura 45 minuti. Infine abbiamo Jack of All Trades,
di 21 minuti, che è un'intervista, anche questa nuova, con l'attore e direttore di produzione Tino Polenghi, con audio italiano. Questo è il comparto extra, molto molto ricco. Apriamo un po', abbiamo questa card che non c'entra una mazza, poi abbiamo il disco 1080p e poi abbiamo la cover alternativa, che adesso cambiamo, l'avevo già cambiata prima, però volevo iniziare con l'artwork originale. Un attimo che ora ve la mostro per bene, con il titolo italiano Nude per l'assassino. Ecco qua. Con tutta sincerità non so dove potete recuperare questa edizione, non so se su amazon.com è ancora disponibile, sicuramente non la trovate, almeno non venduta e spedita da Amazon sul nostro sito italiano, magari da qualche venditore terzo. Bene, quindi questo video unboxing dedicato al film Nude per l'assassino di Andrea Bianchi termina qui. Io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo molto presto per altri video unboxing. Ciao a tutti!